Adriana Cavarero, il femminile negato, le radici greche della violenza, edito da Pazzini, editore. Adriana Cavarero, filosofa, femminista, nota nazionalmente e internazionalmente, è l'autrice, tra l'altro, di Nonostante Platone, del 1990, di Orrorismo, ovvero La violenza sull'inerme, del 2007. Ha pubblicato quest'anno Inclinazioni, critica della rettitudine. Ha partecipato alla fondazione della Libreria delle Donne a Milano e della Comunità di Ottima a Verona. L'opuscolo, il femminile negato, la radice greca della violenza occidentale, è la trascrizione di un seminario appunto su questo tema. Ordinaria di filosofia politica all'Università di Verona, Adriana Cavarero parte dai miti e dalla filosofia greca per metterli a confronto con la sua ipotesi di lettura della differenza sessuale. Debutta infatti in questo testo dicendo che l'orizzonte del pensiero nel quale mi riconosco è quello della differenza sessuale, che si smarca anche da quello dell'uguaglianza sessuale che altri vari femminismi qualificano per il dibattito civile e la lotta per i diritti delle donne. Ci sono infiniti studi sulla mitologia greca e sulla filosofia, che non si pongono le questioni che si pone Adriana Cavarero, perché non dispongono degli strumenti intellettuali che ha forgiato nell'esperienza del femminismo. E per la stessa ragione andrebbe approfondito il confronto con la psicanalisi, che la stessa autrice dice che qui Freud avrebbe molte cose da dire. Leggiamo questo testo con curiosità, anche perché da più di 30 anni leggiamo il discorso occidentale come discorso della morte, traendo gli strumenti da quelle molte cose che Freud ha elaborato e scritto, errori tecnici compresi, come la teoria del fallo, di un'unica libido maschile, che si infrange contro lo scoglio della negazione del femminile. Tra l'altro, avevamo pensato che questo opuscolo dell'Adriana Cavarero rispondesse a tale questione, e lo fa, ma indirettamente. Negazione del femminile che ha due facce, la protesta virile per l'uomo e l'invidia del pene per la donna. È curioso come la teoria del fallo risponda all'aggiornamento della radice greca della violenza occidentale. Non a caso la posizione che esplora Adriana Cavarero è definita non solo come logocentrica, ma anche come fallo-logocentrica, espressione usata anche da Jacques Derrida. E quindi il mantenimento della teoria del fallo, che in Lacan si arricchisce delle formule della sessuazione, da parte di moltissimi psicanalisti e psicanaliste abbraccia il fondamento primo della legittimazione della violenza e soprattutto di quella forma specifica della violenza che è la guerra. E questa è una citazione dal libro. Qual è il percorso di Adriana Cavarero in questo testo? Comincia con la morte come categoria fondativa della metafisica e della politica, che non considerano
interessante e fondativa, la nascita. E questo tema, quello della nascita, l'avvicina al pensiero di Hannah Arendt, di cui è una grande lettrice. Per la metafisica legge Parmenide e per la politica legge l'Antigone di Sofocle. Parmenide nega il non essere e il movimento, e così il pensiero metafisico si occuperà dell'essere che sempre è, dell'universale come ciò che non muta. E qui avviene l'innesto del maschile che si appropria della potenza generativa femminile, ma per dare la morte, non la vita. Potenza di morte, e sarà guerra interna contro le donne, contro il singolare e altre categorie, diciamo tra virgolette categorie del singolare, e guerra esterna contro i non sottomessi all'universale, i nemici, magari presi in altri universalismi. Tutta una serie di dicotomie, di disgiunzioni esclusive governa, tra amico e nemico, tra uomo e donna, tra uomo e uomo, tra donna e donna, ricco e povero, sano e malato, normale e anormale, anche droga e farmaco. Non sorprende che oggi lo ritroviamo anche nel tentativo dell'ideologia del genere, che contro l'omofobia propone di sostituire padre e madre con genitore 1 e genitore 2. 1 e 2. Chi è l'1 e chi è il 2? L'1 e 2 sono simmetrici o asimmetrici? Il 2 è subalterno all'1? L'uno è superiore al due, eccetera. Ovvero il genere degli studi di genere bagna nell'oceano nero del fallo, non meno nero del dark continent, che per la psicologia è la vita sessuale della donna adulta. Freud, Dixit. Bellissima la lettura che Adriana Cavarero fa dell'Antigone, anche in sfumature apparentemente minori, come il tema della sepoltura, mettendo in connessione il non sepolto fratello e la sua condanna a essere sepolta viva. Emerge in particolare la rivalità tra fratelli, l'istituirsi della dicotomia tra inimicus interno e l'hostis esterno, che rimanda anche a Caino e Abele, a Romolo e Remo. Interessanti le letture dei miti dell'androgenesi, dei non nati di donna, come Atena e Dioniso, e la lettura del processo di civilizzazione, che per l'altra faccia è la negazione del femminile, che arriverà tra l'altro sino a Jacques Lacan, alla donna non universale e quindi non tutta, alla quale offrirà la quota rosa del godimento al di là del fallo. Adriana Cavarero riprende Hannah Arendt, che rispetto ai campi di concentramento dice: ho la forte impressione che in tutto questo pasticcio la filosofia non sia innocente. Noi nel 1998 abbiamo pubblicato uno scritto, Come cessa il massacro, in cui affermiamo che il principio del terzo escluso ha la sua realizzazione estrema nei campi di sterminio. L'elaborazione di Adriana Cavarero giunge alla constatazione che la fondazione maschile omosessuale della società
anche nei suoi aspetti positivi, tra i quali annovera la democrazia e l'universalismo giuridico, non sia riformabile. Cito: non si può dire che se l'uomo maschio ci dà gli stessi diritti non è più violento, cosa che definisce il meglio del peggio, poiché permane la cancellazione del femminile, a quale dedica un capitolo del libro, ovvero occorre fare tabula rasa del primato del fallo. Va distinto il discorso occidentale del suo testo dalla sua istanza di civiltà e va riscritto il diritto e le regole della vita civile tenendo conto del femminile, non più humanum genus duobus regitur, il genere umano è governato secondo due misure, è retto secondo due misure, quella teologica e quella politica, appunto una per il primato dell'uomo e l'altra per la subordinazione della donna. Frase che è l'incipit del Decretum Graziani, il monumento del diritto romano canonico sul quale si fondano tutt'oggi gli stati europei e le istituzioni occidentali. Ma il genere procede dal due, dall'apertura e non dalla chiusura maschile che lascia fuori il femminile. E uomo-donna, donna-uomo, è un modo del due, nella maschera che non è mai fissa, mai indossabile, nella dimensione delle immagini. È la ragione anche di alcuni paradossi, che il vero uomo appare effeminato e la vera donna appare mascolinizzata. E sono queste parodie e caricature dell'eterosessualità. È la ragione anche delle parodie e delle caricature omosessuali e dei loro paradossi, come quello citato tra il genitore 1 e il genitore 2. La sessualità non è né omo né etero, né trans né altro, né maschile né femminile, e questa è un'altra storia.